popolo austriaco, chiamato dall'imprudente proclama di Schuschnigg a pronunziarsi sui propri destini, manifesta chiaramente la propria volontà in senso nazionalsocialista e annessionista. A Graz, capitale della Stiria, le forze governative tentano invano di arginare le manifestazioni popolari inneggianti alla Germania e al suo capo. Che prepara una trionfale accoglienza al Führer, saluta entusiasticamente l'entrata delle prime truppe tedesche.